Per il nostro lavoro ci serve un mixer, in questo caso uso un frullatore perché purtroppo in casa ho solo questo per il momento. Poi dopo una siringa per dosare la colla, una stecca in legno, un contenitore per impastare, colla ovviamente e carta cellulosa. In questo caso ho usato carta per le mani, ma potete usare anche carta igienica o fazzolettini. Prendiamo la carta, mettiamola nel nostro mixer e cominciamo a tritare finché il materiale non sia fine, deve essere il più fine possibile per avere la possibilità di essere lavorata nel migliore dei modi. Ok, fatto questo, prendiamo un po' di colla e versiamo nel nostro contenitore. Ovviamente regolatevi in base alla quantità che vi serve per il vostro lavoro. Prendete un po' della carta che abbiamo triturato. Impastiamola insieme alla colla. Non esagerate con la carta perché se poi la carta è troppa andrà a assorbire troppa colla e diventerà poco lavorabile. Si deve presentare nello stesso modo come lo vedete nel video. Deve sembrare pastoso. Ok, a questo punto andiamo ad applicare questa pasta sopra le due bussole che ho in casa. Prima che me lo domandate voi, vi dico che la casa già l'ho trovata così con queste bussole e sto cercando un po' alla volta di risolvere i problemi che ho in casa. Premete forte il materiale dentro la fessura in modo che entra bene all'interno del legno. Fatto questo, con una spugna umida eliminiamo l'eccesso dal legno e senza premere troppo passiamo anche sulla parte dove abbiamo messo la pasta in modo da rasare la superficie, in modo da avere comunque una superficie abbastanza liscia e omogenea. A questo punto ripeto la stessa operazione anche su quest'altra bussola. Nell'eventualità che avete un foro molto più grande di quello che vedete in questo video, io ho fatto un altro video e ho presentato una soluzione su come riempire il foro. Quindi in descrizione metterò anche il link. Prendendo sempre una spugna umida, eliminiamo anche qui l'eccesso e rasando comunque la parte dove ho applicato la pasta. Ecco il risultato finale. Dopo aver effettuato l'asciugatura, ho passato sopra il colore anche quello realizzato io personalmente, e sempre in descrizione o durante il video vi farò vedere il link dove ho fatto vedere il video come si prepara un colore acrilico in casa e come è possibile trovare il colore adatto della bussola utilizzando un software. Quindi a questo punto, se il video vi è piaciuto, spero che possiate condividerlo e lasciarmi un like. Buona giornata a tutti.